Sportivi, buonasera, i più cordiali saluti vi giungono in diretta dal Palasport Estra Mario D'Agata di Arezzo, dove tra qualche istante scenderà dopo aver salutato la scomparsa di un allenatore Salerni, un grande allenatore che ha girato un po' tutta l'Italia e ha allenato anche qui ad Arezzo, quindi una scomparsa che è stata raccolta con un minuto di raccoglimento qui da due arbitri, i signori Matteo Baldini di Firenze e Cosimo Zanzarella di Siena. Ma vediamo all'incontro odierno, un incontro spartiacque, abbiamo detto Amesba Audax Carrara, Amesba al decimo turno di campionato, nona in classifica generale della formazione, reverse eccezionale, parte bene il nostro Dolpi, Lorenzo Dolpi parte con questo reverse eccezionale. Una partita questa, dicevamo, spartiacque, va al numero 11, realizza anche il numero 11, ritorna Menicocci con Giulio Bianchi alla regia, nasce ancora Dolpi, Bianchi carica al sinistro e poi terzo tempo, la mette, è stato sanzionato dall'arbitro, ai due arbitri, Zanzarella, Cosimo Zanzarella e Matteo Baldini. Quindi due liberi per Bianchi, Giulio Bianchi, ma vediamo le liste consegnate al duo arbitrale, la formazione Ames Barezzo, 3 Baracchi, 5 Dolpi, 8 Cutini, 9 Tirelisse, 10 Gramaccia, 11 Fascetto, 15 Vannini, 18 Bianchi, 20 Calzini Stefano, 34 Castelli, 40 Giommetti, 55 Callino Provenza, 2 su 2, realizzazione perfetta di Bianchi, Cocce, Delia, primo assistente Marco Pasquinuzzi, Mirko Pasquinuzzi secondo, Stefano Liberto, Samuele, Simone Maracini a fisioterapista, Fabrizio Pierozzi e l'addetto agli arbitri, arresto e tiro, non va, rimbalzo, la meglio Raul Giommetti, Dolpi, Matteo Cutini, Giommetti, Chirlisi, lo Zar, la scodella dentro! Oggi un eccelso supporter è qui con noi, il papà di Kirlis, venuto ad Arezzo a vedere le gesta del figlio, lunga distanza, non va a rimbalzo, alla meglio Dolpi non soltanto come realizzatore, allarga sulla destra, spalanca, va finta il tiro e poi da Matteo Cutini a piede perno, fermissimo, Kirlis dietro, finta il tiro, Lorenzo Dolpi, dai e vai per Giulio Bianchi, va per terra, va a Matteo Cutini, non è il suo tiro, ma in effetti primo ferro, 6-2 vantaggio Arezzo, va in attacco la formazione ospite con il numero 14 Valenti che cede a Menco, ottimo questo bel gesto atletico del numero 16 Viola, 6-4 vantaggio Arezzo, va in attacco la formazione Amaranto con Matteo Cutini che va a fare il blocco in attacco da Kirlis in mezzo a due, trova sulla binario di sinistra Giulio Bianchi, perde il pallone, secondo tentativo, va, non trova compagno, alza il pallone, Matteo Cutini va a prendere il pallone, ottimo, va, recupero, non va, sulla e va, la mette dentro ancora una volta, è lui l'eroe iniziale, Dolpi va in mezzo a due, tra le linee, va a prendere il pallone e poi cerca di metterlo dentro il numero 18, 19, serva Dio, Matteo Cutini in veste di play, ottimo questa difesa della formazione, cerca di scardinarla, va con Raul Giommetti che dà a chi, non va, rimbalzo, ha chiesto troppo, vedete il tiro di Kirlis da oltre 9 metri,
il tiro che si infrange nel ferro, cerca di emularlo, ancora Raul Giommetti allunga la sfera che dà a Giulio Bianchi, chiama gli schemi, transizione, passa la metà campo, va a cercarsi un posto, va ancora a rimbalzo Dolpi, Lorenzo Dolpi. In attacco la formazione nero-blu della Audax Livorno che con non va a rimbalzo, ottima fortuna. Dicevamo l'Audax a Livorno, nona in classifica, 8 punti, 4 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte. Non è possibile! Kirlis! Lo zar lituano va, ripete praticamente, chiaramente esaltato dalla presenza del papà, non va a rimbalzo, Lorenzo Dolpi va lungo e in estremis gli ruba il pallone, serva Dio, poteva essere ancora una bella verticalizzazione per Kirlis, si era proiettato in avanti sulla corsia di destra, solo, quindi un inizio travolgente, 11-4 con Kirlis in grande spolvero. Cinque punti di Kirlis, 4 di Dolpi, due atleti sui quali avevamo fatto affidamento, dicevamo uscire dal torpore, ritornare subito sui binari di Coppa Toscana, dove dopo escluso le prime due partite iniziali senza i due elementi nuovi, i due pilastri che si sono poi verificati, sia Kirlis che Lorenzo Dolpi, poi c'è stato un completo periodo di appannamento generale, oggi uscire dal torpore e ci devono far rivedere quello spettacolo, ci hanno fatto vivere eccellentemente non tanto tempo fa per poi cadere in partite frustranti come con la Pescia, l'ultima praticamente sconfitta 89-76 contro una formazione a 0 punti in classifica, anche se diciamo così rinforzata nel suo organico, ma chiaramente non potevamo testa della classifica come lo siamo stati per oltre 5 partite, la formazione aretina, perdere incontri, perdere la concentrazione, elementi del calibro di cerca dalla lunga distanza, non trova il bersaglio giusto, va avanti Valenti sulla corsia di sinistra, sfugge il pallone sotto mano con il piede, Kirlis impropriamente impedisce a Viola il passaggio sotto gamba. Il pitone Dolpi si è svegliato veramente dal torpore che ha attanagliato tutti gli elementi della formazione, compreso quel grande atleta, la mostra da tre, il coach, il primo arbitro al numero 19 a Servadio, va sotto in mezzo, no, gli avversari, va Bianchi, lascia fuori il pallone, la rimessa contestata. Va in attacco, il play, Valenti, palleggio alto, va a servire Menicocci, ancora Menicocci per Valenti, si aiuta con il gomito e poi dà, ottimo questo passaggio. E Raul, sgomento, Raul chiaramente ha visto, dava le spalle Raul al primo arbitro Matteo Baldini di Firenze, quindi si lamenta non solo per non aver commesso il fatto, ma anche perché era invisibile dallo sguardo del... Vediamo, si aiuta con la gomitata che sposta letteralmente il nostro atleta. Realizza Menicocci e non va, sputato.
ruba il pallone Giulio Bianchi, palleggio, aspetta l'arrivo di Kirlis, finta il tiro, in mezzo a due, palleggio, Matteo Cutini supera e poi da, che stavolta non va, Gramaccia, Samuele Gramaccia, va in attacco, vediamo, spostato, perde la sfera, ancora una volta Giulio Bianchi, arresto e tiro, non va, rimbalzo, in due, in mezzo a due, e Gramaccia, scampato il pericolo, scampato il pericolo, ha recuperato molto bene Gramaccia, si è fatto anticipare Bianchi mentre ancora una girandola di sostituzione, entra Carlino Provenzal, esce tra il pubblico, tra gli applausi del pubblico aretino, Kirlis, lo zar lituano che ha conquistato praticamente il pubblico, è entrato sia Castelli che Carlino Provenzal, due autentiche rivelazioni, due autentici sportivi aretini che hanno evitato di andare lontano dalla propria città, no look di Carlino Provenzal per Samuele, marca molto bene Matteo Cutini, non va, non va Matteo Cutini ancora, ma secco, va sulle orme del numero 19, serva Dio, è in attacco Valenti, Valenti cerca, e vediamo in due, è alla meglio, bilanciato ma ce la fa, doppio a tenere il pallone d'area a Cutini, sotto mano, va, no look ancora, ma arriva alla distanza, Dolfi, Dolfi da dietro a, ancora, secondo tentativo. Ah, questa volta è stato il numero 5, ancora una volta, ancora una decisione di, questa volta di Zanzarella. Lo ricordiamo nei nostri commenti, le sue notevoli presenze qua ad Arezzo, non sempre sono passate inosservate. Auguriamoci che quella di oggi sia una presenza corretta. A rimbalzo, vediamo, è anticipato Dolfi sotto mano e ce la fanno velocissimi con Menicocci, va a canestro, 11 pari, perfetto equilibrio, ottimo Matteo Cutini. Claudio Castelli va a piazzarsi, Matteo si gira molto bene e non va ancora, vediamo come sia messo, stato messo sotto il nostro Gramaccia dall'espertissimo Menicocci, e quindi è alza il braccio, fa bene ad alzare il braccio, ha messo sotto praticamente, ha fatto da capanna al nostro atleta, al nostro giovanissimo atleta, pensate Gramaccia, Gramaccia lo scorso anno 186 realizzazioni, 7-4, il nostro Giaguaro 7-4 punti a disposizione, ecco la bella finta di Kirmis, ostacolato da Tergo, da Tergo lo zar Kirmis, ancora a canestro da fermo, vediamo da 3, da 2 ha già realizzato i punti, vediamo se saprà fare altrettanto da fermo, in movimento è stato pressoché preciso, rotazione perfetta del polso, precisione balistica eccezionale, come eccezionale è stata la sua, le sue prestazioni, questa volta ha smorzato leggermente il primo ferro ma realizza 13-11, vantaggio la formazione di casa, vediamo attraversa tutto il campo il numero 8 Menicocci, Menicocci da a Servadio, lunga distanza, cerca la tripla che non va, è Carlino Provenzal, aggredisce il compagno di squadra come una, e va fino in fondo e poi da Samuele Gramaccia, addirittura, addirittura, e ora inizia, inizia il nostro Cosimo Zanzarella, auguriamoci che è il secondo secondo discutibile, seconda interpretazione, ancora Zanzarella, questa abbiamo visto tutti che era toccato di dietro, ma deve essere altrettanto obiettivo anche nei confronti degli altri, degli avversari, come dovrebbe essere. A rimbalzo, vediamo, cerca, non va, sotto canestro, sotto canestro, è il numero 19, Servadio, e tiro aggiuntivo,
break per la formazione da 11 a 4 a 13 a 4. Da 13 a 11, scusate. Con il tiro aggiuntivo di Servadio che va dentro. Si riparte 13-14, vantaggio la formazione ospite. Carino Provenzal contro il numero 13 Leonardi. Carino Provenzal da Samuele Grava. Vediamo, e vaia, vediamo la gravità di questo signore. La gravità di questo signore, niente da fare, nulla da fare. Questa volta è il terzo tentativo che ci penalizza, che ci non va bene. Signor Zanzarella. Ed ora si riparte. Auguriamoci che sia un terzo tempo. E poi da Matteo Cutini vediamo la velocità di... Non va a rimbalzo, sta ancora. Gramaccia deve trovare la serenità, la tranquillità. Numero 13 Leonardi e Meniconi. Lungo va Matteo Cutini, dai, vai Kirlis. Kirlis vede smarcato Gramaccia, lunga, impotente accelerazione, vola in alto, vola in cielo a depositare il pallone Kirlis. Kirlis 16-14, torna in vantaggio la formazione di casa. Ma abbiamo assistito a due o tre interpretazioni. Leonardi nasce la corsia di sinistra. Guardiamo come il 5 a Carlino Provenza sia stato strattonato irregolarmente. Guardiamo le braccia di dietro del numero 10. Non va, rimbalzo. Samuele Gramaccia si libera molto bene. Matteo Cutini. E sulla sirena termina il primo set. 15-14, una partita veramente importante per noi, diciamo partita spartiacque. Auguriamoci che l'intervento del secondo arbitro Cosimo Zanzarella non prosegua in questa serie di dubbie interpretazioni. Tutto pronto qui al Pallasport Extra Mario D'Agata, grazie al nostro operatore Fabio Bianchini che vi dà l'opportunità di vedere in diretta queste vibranti azioni, questo primo parziale. Vediamo come l'atteggiamento di questo Leonardi numero 13 non sia stato eccessivamente ortodosso contro il nostro atleta. Si è aiutato con le... Comunque, andiamo avanti, in attacco la formazione nero-blu. Oh, bellissimo, ci piace vedere queste realizzazioni. Menicocci va a realizzare, va a toccare il canestro con le mani. Queste sono azioni limpide, sono azioni che mettono in evidenza una caratura splendida. Si aiuta Kirlis. Vediamo. Esce con il pallone la formazione ospite. Leonardi va sulla corsia di sinistra. Va, la mette dentro da tre. Menicocci. Cerca Samuele Gramaccia, terzo tentativo da tre, non va questa sera. Gramaccia deve migliorare sicuramente la sua performance. Va, è la volta di Viola. 22-15, un break. Un break che fa male. Matteo Cutini. Non va. Avevamo iniziato in maniera veramente eclatante, sta prendendo il sopravvento la formazione ospite con Valenti. Valenti che palleggia, serve Viola. Vediamo un break da 2 minuti e 3 secondi, un break che ha portato praticamente da 14 a 25, 11 punti realizzati nel termine di
2 minuti e 10 secondi, le triple di Menicocci e Viola hanno steso la nostra formazione che sembra subire il contraccolpo. 25-15 più 10, una doppia cifra che non ci favorisce sicuramente, anzi vediamo ora il carattere, se finora abbiamo visto le capacità, abbiamo visto la tecnica individuale, il movimento, le famose triangolazioni, le azioni di attacco dei nostri ragazzi. Vediamo come reagiranno caratterialmente ad un vantaggio di 10 lunghezze. Vediamo se sapranno avere la forza nelle gambe, più che altro nella mente, per venire fuori da una situazione che se in 2 minuti Raul Giommetti perde subito il possesso. Vediamo come il nostro Kirlis, ottimo, vanno Lucche, Raul Giommetti, ancora Giommetti non ce la fa. Giommetti, abbiamo visto la precisione di alcuni atleti, non è eccessivamente brillante, mentre gli altri, vediamo, non è brillante. E ancora Viola, 3 tiri di Viola, 28-15, aumenta il gap. Cerca Matteo Cutini di rincuorare i nostri ragazzi con tiro aggiuntivo, in quanto ha disturbato, va dentro anche questo con un po' di fortuna. Va in attacco, sale Carlino Provenza, va a cercare Lorenzo Dolfi. E questa volta ce la fa, Dolfi realizza con una bella scambio, una bella verticalizzazione nell'ingresso di Claudio Castelli. È mancato alla squadra per oltre un mese, praticamente si è sentito oltremodo l'assenza del capitano in campo. Ora sotto canestro, vediamo, oltre 3 secondi, hanno aggiustato la precisione balistica i carraresi. Finalmente è Claudio che dà la carica, l'incipit 21-29. Vediamo a chi la dà Zanzarella. Vediamo Zanzarella chi dà la punizione, se la dà sicuramente. E chiaramente la dà a noi, si trattenevano i due. Ecco, bravo Zanzarella. Abbiamo visto come l'interpretazione ha liberato la zona franca, praticamente Zanzarella ha lasciato libera lo spazio per il tiro. Si era strattonato con il nostro atleta, ma chiaramente è stato penalizzato il nostro elemento. 20-29, comunque la reattività è stata importante da parte dei nostri colori, particolarmente con l'acuto di Castelli, che ha trovato la tripla della riscossa da 25-15, che poteva essere il periodo. È stato il periodo dei nostri ragazzi, poteva ammazzare qualsiasi atleta mentalmente. La reazione è stata istintiva e rapidissima, ha preso per mano la squadra, ed ora vediamo
se il resto saprà fare, saprà compiere il miracolo. Una formazione che, quella dell'Audax Carrara, una formazione che ha nel suo cammino Siena vinto, è stata battuta dalla Costone Siena, ma ha vinto a Pontedera. Leonardi va fino a fondo, da, entra poi No Luke, cerca la bomba che non arriva, cerca il numero 16 Viola, la tripla che chiama gli schemi, Giulio Bianchi punta Leonardi, allunga, va con il mancino, Dolti perde il pallone, recupera, vediamo Zanzarella, non è, vediamo Zanzarella, questa volta ci assegna dopo cinque punizioni, ci assegna il pallone. Dolti è stato ingabbiato da due avversari da terra, chiaramente intendevano togliere il pallone. È lo stesso Dolfi che rimette per Matteo Cutini, palleggio alto di Giulio Bianchi, dà ancora Claudio Castelli, si va nella zona, sta per terminare, e Matteo Cutini va al rimbalzo questa volta, Carlino Provenza, vediamo come è stato strattonato Carlino Provenza, nulla di fatto, vediamo la gomitata del numero 16, questa volta la ravvisata Zanzarella, non poteva fare a meno, ma era sotto canestro che doveva fischiare. È rallentato nelle decisioni, 20-29, possesso Arezzo, Claudio Castelli ha dato il via alla riscossa dei nostri colori, Bianchi, Giulio Bianchi, il metronomo è Carlino Provenza è stato bistrattato da sotto, vediamo Matteo Cutini, da finta Claudio Castelli, è lui! Diciamo impropriamente, ha fatto bene il periodo di riposo per cercare di imparare mentalmente, di imparare le nozioni. Non va Castelli, le sue due triple, 23-29, hanno dato il... Chi va là? Matteo Cutini, e se comincia a segnare Matteo Cutini. In attacco, non ce la fa, gli chiude l'ossigeno Carlino Provenza. No look di Claudio Castelli, Carlino si libera di due avversari, non di tre. Va il mancino e la mette dentro! Il ciclone, si è mosso il ciclone aretino, il nostro grande Matteo Cutini lo fa con una tripla da tripudio, 26-29, panchina desolata, panchina silenziosa, panchina glaciale, quella dei carraresi, dei marmiferi. Va, si va per linee centrali, e Leonardo non trova la sua statua, Leonardo non trova, Dolfi, vediamo l'errore, vediamo come Leonardo abbia l'incipite di Bianchi, sia stato ostacolato irregolarmente da Leonardo, ma è stato Castellino Lucca, e vediamo Carlino, Matteo Cutini si gira e piega la retina all'insù, Matteo Cutini d'applausi, vediamo entusiasmante, vediamo un match veramente elettrizzante, 3 minuti e 9 secondi, abbiamo visto un grande sport, grande tecnica, grande personalità, grande dote dei nostri ragazzi che hanno reagito, lasciano la zona libera, numero 14 che la mette dentro, Valenti, chiaramente non si poteva arrestare se non con un irrimediabile errore da tiri liberi, vediamo Carlino Provenza, ai passi addirittura, quando si dispera Carlino Provenza, non è stato assecondato nella sua richiesta, gli applausi a Claudio Castelli che ha dato il là, Claudio Castelli che riceve, dà la via a Vannini, un giovanissimo Vannini, un 2002, poco più che quindicenne. Vediamo come si è spinto, vediamo come Dolfi si è spintonato dal numero 19, vediamo
va dietro il numero 11, cerca la bomba dalla lunga distanza, non va a rima, vediamo ostacolato Giulio Bianchi, si libera di due avversari, transizione da a Carlino Provenza, mezzo, il braccio che gli ha dato, la manata che ha preso Carlino Provenza non è stata ravvisata né da Zanzarelle, tantomeno da Baldini, si va ancora 28-31, tre punti di distacco contro i 12 che si erano visti in precedenza, è una inezia, vediamo con il braccio sinistro, vediamo il bella manata che ha dato Zanzarelle, assolutamente non va bene così signor Zanzarella, non va bene, questo è evidente, plateale, noi non vogliamo vincere con la forza, vogliamo vincere, vediamo ancora, questo è numero 16, sotto gli occhi di Zanzarella, non va bene, Carlino Bruno, di 3-1, va bene signor Matteo Baldini, peccato, non vorremmo che la partita che vive praticamente di grande classe degli atleti, degli elementi in campo fosse disturbata da una conduzione arbitrale non all'altezza della situazione, non vogliamo assolutamente regalie, non vogliamo assolutamente, magari questa ci poteva regalare un bel sorriso il nostro Carlino Provenza, il principino, anche questa sbagliata, non ha importanza. Cercherà di impegnarsi maggiormente, non va a mettere, se lo mettono sotto la va fino a un punto, entra a forza di spallate entra dentro, finalmente ha visto anche in questa circostanza Zanzarella, auguriamoci che abbia raggiunto l'apice e cominci ad arbitrare in maniera equanime, non vogliamo nessun regalo, vogliamo che un arbitraggio sia ortodosso, sia regolare, che non dia il destro a presunte irregolarità volontarie, quindi 28-31, tre punti di vantaggio per la formazione Lauda Scarrara che è al nono posto, 8 punti contro i 10 della nostra squadra con 529 realizzazioni e 605 punti presi contro le 674, quindi un attacco il nostro molto più prolifico di quello ospite, di quello dei marmiferi, con una difesa leggermente più penetrante, 629 contro 605. Non devono assolutamente cadere sulle provocazioni i nostri ragazzi, la mette sicuramente sotto l'aspetto della reattività, delle irregolarità, vediamo è il numero 12 Menconi che si va a portare sul nostro, vediamo come lo segue, come lo abbraccia, il numero 12, osservate se il nostro operatore, vediamo ancora l'operatore cerca in continuazione, sta fisso sul nostro Kirlis e libera chiaramente Samuele Gramascia. Bravo Menconi, due uomini su un nostro uomo, liberano Gramaccia, 30-31. Leonardi cerca da lunga distanza, arriva a rimorchio, non va a rimbalzo, ancora alla meglio Matteo Cutini, allunga per Samuele, dietro ad Olpi. Dai vai, vediamo le spallate, è dall'inizio che segue questo numero, che lo segue come un ossesso, non va bene così, è il numero 12 Menconi che ha seguito
che segue come ombra, vediamo con la sostituzione, ha seguito come ombra, l'abbiamo messo gli occhi, abbiamo perso anche alcuni scambi pregevoli dei nostri ragazzi per seguire proprio l'atteggiamento del numero 12 su Kirlis. Chiaramente se c'è una persona valida non si può fare. Ecco, è arrivato, vogliono e sul 30-31 termina questo incontro che vorremmo che i due arbitri tenessero in pugno con estrema correttezza senza dare il destro a delle provocanti decisioni. Tutto pronto qui al Palasport Estra Mario D'Agata in Arezzo, dove si sta per iniziare il secondo tempo lungo. Amens Ba Audas Carrara in questo decimo turno di campionato Serie C Silver, quinto in classifica, 9 punti da l'Amens Ba, ottava, 8 punti in classifica la formazione ospite del Carrara. Palleggio alto per la nostra formazione con Claudio Castelli, arresto e tiro Claudio Castelli, non va questo tentativo velleitario, va in attacco la formazione ospite con il numero 16 che lascia a Leonardi su Menconi, a nostro avviso ci è sembrato l'elemento su cui cerca Menconi, si libera del pallone, è stato Claudio Castelli, l'ha ostacolato e Menconi ha fatto di meglio che mettere out il pallone. Abbiamo visto il numero 12 Menconi come si sia portato in precedenza sul nostro gioiellino, lo zar Kirlis, l'elemento dalla mano vellutata, la tripla veramente importante che ci ha fatto vedere grandi cose nel passato con questo magico Palasport Estra Mario D'Agata e che deve ancora dimostrare, anche se top score della, vediamo, finta il arresto e tiro, Bianchi la mette dentro Lorenzo Dotti, meraviglioso esemplare di campanile, a rotazione perfetta del polso, giro del pallone terminato, 32-31 e torna in vantaggio la formazione. E va con il mancino, carica il mancino il numero 8 Petacco al suo primo tentativo. Otto Menconi, scusate, commesso fallo, il numero 11 ha fatto valere la sua fisicità, si riparte, Kirlis seguito come in ossesso dal numero 8 Menconi, vediamo quel nostro, vediamo il nostro atleta Claudio Castelli. Fischiato il possesso, terminato sulla sirena, quindi si riparte con Leonardi da numero 16 Viola e vediamo come. Vediamo. La seconda, lasciateci rubi. Vediamo la reattività della gente che si è vista praticamente fraudata di questa rimessa. Vediamo la spinta con il braccio di questo Leonardi. Non va, rimbalzo, Kirlis va e trova Matteo Cutini, toglie ogni indugio, si toglie dalla confusione, va a realizzare 34 pari. Ancora Zanzarella sul nostro cammino.
dopo la irregolarità precedente, la consegna della rimessa sbagliata, sbagliata non da chi, vista da chi vi parla, perché non, ma abbiamo visto un pubblico alzarsi in piedi per questa irregolarità commessa ai nostri. Da terra, sulla sirena, nulla di fatto, sulla sirena non va il tiro, aveva realizzato, del resto anche noi sulla sirena abbiamo, ci hanno tolto il pallone, quindi nulla di fatto, si riparte con questa rimessa in gioco. Partita infuocata sull'equilibrio fondamentale che d'ora in poi dovremo vedere, 34 pari, punto a punto le due formazioni dovranno, ed ora vediamo se il pubblico aretino saprà rincuorare i propri atleti, ma chiaramente non è nelle verbe, non è nelle vene dei nostri concittadini apprezzare e cercare di. Vediamo come è ostacolato Kirlis che cercava il pallone. Claudio Castelli, ancora Claudio Castelli, toccato. Va in attacco. La mette dentro con il mancino il numero 8, Menconi. Punto a punto, vediamo. Lorenzo va a cercargli il pallone, il numero 12. Il numero 12, bisogna che sia attento perché l'abbiamo visto nei confronti di Kirlis in precedenza. Kirlis va, Dolfi. Ancora una volta, va Lorenzo Dolfi. Vediamo, porta all'esasperazione questo Zanzarella, ancora una volta la decisione. È giusto rispettare, ci mancherebbe altro, sono loro, senza di loro non si può fare niente, ma è giusto che si ravvedano. E a volte ravvedersi da un errore non è segno di debolezza. Al rimbalzo in due si affrontano Cardino Provenza, vediamo, 34 a 36, 5-53 del terzo. Matteo Cutini cerca di liberarsi di due difensori, va Bianchi, va, si libera di Leonardi e poi blocco in attacco. Cerca, spinge dentro Lorenzo Dolfi, è in attacco la formazione giallo-blu dell'Aula Scarrara. Menconi, palleggia, blocco in attacco il numero 12, Leonardi, sì. Vediamo con il gomito, si libera. Va Carlino, va, esce con il pallone Claudio Castelli, finta, si libera l'avversario, poi il resto spallo, vediamo, ancora Matteo Cutini, non va a servire Claudio Castelli, Carlino Provenza, finta il tiro, terzo, vediamo come lo butta giù il numero 18, serva Dio. 37 a 36. E vediamo improperi nei confronti dei. Dei due arbitri che non sembrano all'altezza della situazione. Carlino Provenza. Non ci voleva. Ancora un errore. Carlino Provenza è sempre stato uno dei realizzatori, vediamo, arriva come un falco a recuperare il pallone, ottimo Claudio Castelli, non va, a rimbalzo alla meglio il numero 19, serva Dio. Menconi, Giulio va a liberare Lorenzo Dolfi. Va Lorenzo Dolfi, il pitone,
si è svegliato, mostra il posteriore, il numero 12 Menconi a rimbalzo, in due sul pallone, cerca, prova sfida Castelli, il portatore di palla, il numero 14 Valenti per ancora un possesso, ha segnato a Dolfi il gesto irregolare, 39-36, momento decisivo. Cercano con finte continue, spalla, cerca dalla lunga distanza la bomba che arriva. Queste sono cose pregevoli che noi apprezziamo e che vorremmo fossero sempre così gli arbitri, ma non possiamo accettare irregolarità. E va Cutini da due, realizza 41-39, va in attacco la formazione giallo-blu, Matteo Cutini sulle orme si libera il numero 11 Menconi per Valenti, lunga distanza, lungo a rimbalzo, in due si avventano sul pallone, alla meglio Dolfi, sale alto coefficiente di difficoltà per Matteo Cutini, controllato, va Dolfi e Matteo sfugge il pallone. No, era in salto Matteo Cutini, poteva essere considerato. 41-39, vediamo se saprà tenere la nostra formazione il vantaggio. È in attacco la formazione giallo blu della Audax Carrara in questo decimo turno di campionato. È il numero 13 Leonardi che osserva con malcelata attenzione la decisione arbitrale. Carlino Provenza, vediamo come Matteo Cutini si è strattonato. Arresto e tiro, e stavolta non va Claudio Castelli. Comunque le sue due triple hanno dato il via alla riscossa, 25-15 nel secondo parziale. Si va per linee esterne, si va, blocco in attacco, cerca, vediamo come. Claudio Castelli, Zanzarella, Claudio Castelli l'ha portato fuori campo, e il numero 11 l'ha portato fuori campo, Menicocci. Io direi al signor Zanzarella di fare il regalino di Natale mandandogli questa cassetta, questo per vedere le sue zanzarellate, perché sono cose questa inenarrabili. Va la seconda di Menicocci, è in attacco la formazione aretina, Carlino Provenza, dai e vai a Kirlisse, è seguito Carlino Provenza, va fino in fondo, in mezzo a due, cerca, va a recuperare il pallone il numero 9 Petacco per Menconi, Leonardi fa salire Menconi per Valenti, perde il pallone, vediamo! Grazie Zanzarella, ci facciamo vegna di tutto quello che abbiamo detto su Zanzarella, ha visto questo antisportivo sul nostro Matteo Cutini e viene sanzionata da punizione con la conseguente rimessa in campo e quindi possesso per i nostri colori.
ha visto, poteva anche sfuggire, quindi chiaramente no, peccato non, quando non gira e va finalmente il nostro Matteo, si sblocca, va in doppia cifra, 1 minuto e 30, possesso, 42-40, ma ha un buon gioco le difese, non c'è, non ci sono spazi, si libera molto, vediamo come si è toccato duro, Kirlis, dal numero 8, ci sembra Menconi, Kirlis, delicatamente Kirlis, Dozar, lituano, doppia cifra, 12 punti, Kirlis, si dispera Kirlis, questa volta è ancora Zanzarella ha visto un fallo di Chris, di Kirlis, Maurinas, dopo la magica tripla che ha ridato 45-40 ossigeno a uomo, cerca, vediamo il Leonardi da Carlino Provenza, stoppato in mezzo a due Carlino Provenza, deve recuperare il pallone Carlino Provenza, un errore gravissimo sotto canestro, poteva anche fermarsi e lasciare dietro, e va Menconi cerca la bomba che non arriva, va Dotti, Giulio Dotti, poi da dietro non se la sente, grande fallo, si era liberato molto bene Kirlis, due tiri, 45-40, momento topico dell'incontro, quando mancano 10 minuti effettivi, 27 secondi al termine in questo terzo periodo e poi 10 effettivi di gioco, sono 45 punti di vantaggio contro i 40, cioè due punti di vantaggio, 46-47, 7 punti di vantaggio, sarebbe veramente il top. Kirlis contro la sfortuna, alza la parabola, rotazione perfetta, balistica, precisione, ed ora chiaramente dobbiamo coprire la difesa, e chi se non lui, il capitano di lungo corso Claudio Castelli, il guerriero, le due triple ci hanno fatto risalire la corrente da 25-15, ci hanno fatto ritornare a recuperare un gap che poteva essere insormontabile, insuperabile, va in attacco il numero 16, Viola pericolosissimo, Leonardi sotto mano per Menconi, sfruttano tutto il tempo, ma Viola la mette dentro, Viola sguscia come una, peccato, Carlino Provenza sulla sirena, 47-42. Tutto pronto qui al Palasport Extra Mario D'Agata di Arezzo, dove tra qualche istante è iniziato l'ultimi 10 minuti di questo decimo turno di campionato Serie C Silver tra la formazione di casa Arezzo, quinta in classifica generale, 10 punti contro la formazione ospita, ottava, 8 punti. Una partita alla Cardio Palma, una partita al Turmicotone, una partita che inizia bene per i colori giallo-blu della formazione ospite, con Valenti che realizza i primi due punti e accorcia il gap, si va per linee esterne, Matteo Cutini decisamente va, trova smarcato sulla destra Gramaccia al di sotto delle proprie potenzialità, ma un po' tutti gli atleti sono stati irretiti da una difesa possente, da una difesa arcigna che l'ha messi in difficoltà, vediamo le spinte a rimbalzo, cerca il numero 11 Meniconi da dietro a Leonardi sguscia, cerca, non realizza ma trova i due tiri liberi, e ancora Zanzarella che ha visto questa irregolarità e quindi mentre Gramaccia lascia il terreno con Carlino Provenza
Non va il primo. È rientrato lo Zar. Va il secondo di Leonardi. Dicevamo 11 punti realizzati da Dolfi, 10 da Cutini, 14 da Kirlis. Mentre la formazione ospite ha in Meniconi 7, Menicocci 7. Cerca Dolfi, vediamo. Ha perso lo scarpetta il numero 8 Menconi. 7 Menconi, diciamo 7 Menicocci, 7 anche Valenti, 17 Viola che è il top score di questo turno con 4 triple. Mentre Menconi cerca di rialzarsi, 47-45. L'inerzia del gioco è dalla parte della formazione ospite. Leonardi cerca di superare Giulio Bianchi. Leonardi tutto torna nei suoi passi nel centrocampo. Leonardi allarga sulla corsia di destra, lascia Valenti contrato, cerca la bomba dalla lunga distanza. Il numero 16 che dopo aver realizzato la tripla ha realizzato la tripla, chiaramente è esploso, ma va anche il secondo e va in vantaggio 47-49 Giulio Bianchi. Vediamo come lo Zar in due sul, si è toccato in mezzo a tre, ancora una, cercano, vediamo chi ha visto Zanzarelli. Ah, è il nostro favore. È il nostro favore, scusate. Avrebbe fatto sicuramente meglio. Non sappiamo cosa ha visto e chiaramente da come erano sovrapposti i due atleti per terra era finito Kirlis, finta in rovesciata, protegge il pallone Leonardi, veste di play, allarga sulla corsia di destra. È una partita veramente cavillosa, una partita dove i carraresi la stanno mettendo sulla forza fisica. La nostra squadra non è capace di commettere falli esosi, falli. Ed ora l'incitamento dei nostri ragazzi, speriamo abbia esito positivo. Va dietro Claudio Castelli, allarga sulla corsia di destra, no look per Dolfi. Lorenzo risponde così alle provocazioni con la classe. Dolfi Lorenzo, il pitone, quando è toccato chiaramente reagisce in questa maniera. Toccato duro Dolfi Lorenzo, vediamo, esce con il pallone Dolfi Lorenzo da Maccalino Pro. Vediamo che la spinta che è stata data a Carlino Provenza, ha realizzato, nulla di fatto Carlino Provenza, peccato, la prima realizzazione. È veramente a questo punto, signori, non sappiamo cosa dire, se è chiaramente, se il massimo
dell'espressione tecnica del direttore di gara, questa qui, oppure è un momento particolare. Sicuramente non sta accontentando gli sportivi aretini, che reclamano a gran voce e ne hanno il ben d'onde. Vediamo cosa dirà, cosa applicherà, cosa sarà la reazione dei nostri colori, che non sono avvezzi a, sicuramente per quanto tempo ci è stato accordato di seguire la scuola basket Arezzo da oltre 20 anni, non abbiamo mai, assolutamente dico mai, eccezione fatta a qualche episodio, mai superato le righe con i nostri atleti, in quanti sono atleti che giocano per il diletto di giocare, hanno rifiutato ingaggi importanti pur di stare a Arezzo, ma auguriamoci che possano tenere anche la tenuta mentale, perché provocazioni di questo genere, Matteo Cutini cerca di coprire, cerca sotto mano, è Claudio Castelli, è lui che esce, no look per, vediamo, va Lorenzo Dotti, è Lorenzo l'eroe della giornata, Lorenzo Dotti, il pitone, 54-49, ma non devono assolutamente abbassare la guardia i nostri ragazzi, perché i due arbitri sono chiaramente, vai Lorenzo è venuto a darci una mano dal Valdarno e noi lo ringraziamo con tutto il Valdarno, sia lui che quel grande atleta che risponde a Giulio Bianchi, anche se una giornata, vediamo, si gira molto bene, la mette dentro, è giusto che sia così, è il numero 19, serva Dio, che ha realizzato due punti, 55-51, 5-58 al termine, Bianchi macina il suo, cerca di far girare il pallone, Dotti finta al tiro, terzo tempo e poi da Claudio Castelli perde il pallone, Giulio Bianchi ha perso il pallone, lo deve recuperare, in attacco Menconi per Viola cerca la lunga distanza, la mette dentro il numero 8 Menconi, si avvicina, ed ora è un break, finta, Carlino Provenzal ha perso il pallone che poteva darci ulteriore vantaggio. Giulio lascia il posto, entra 5 minuti al termine, Kirlis, ed ora il pubblico aretino che cerca di dare una mano ai nostri colori, una bella partita, una bella sfida, forse qualche decisione da contestare eventualmente ai due direttori di gara, ma penalizzate forse entrambe le formazioni. Claudio Castelli in mezzo a due cerca, vediamo lo sfondamento, assolutamente, questo è lo sfondamento come è stato fatto in precedenza, lo sfondamento è Matteo Cutini, è stato penalizzato, nulla di fatto, sarà rimessa laterale, 55-54, pensavamo ad uno sfondamento come in precedenza, siamo stati sanzionati, esce Matteo, rientra Gramaccia, non è possibile che un elemento come lui, che ha la tripla, ha le quattro triple fisse per partita, abbia soltanto realizzato un punto, due punti praticamente in movimento, ma altrettanto dicasi di Raul Giommetti, che sta attraversando un periodo non eccessivamente felice, mentre il pallone va a Valenti che lo cede,
e in attacco Meniconi. Meniconi che si è Claudio Castelli, vediamo come cambia mano, allunga, non va, e va questa volta Kirlis, si gioca del numero 14 Valente, va, cerca Carlino Provenza, la corsia di sinistra, lascia libero spazio, due su Kirlis, dai vai, dai Claudio Castelli, Claudio Castelli. Ancora un intervento da considerarsi non eccessivamente ortodosso, è ancora lui, è Zanzarella, dai vai, 55-54 ed ora si fa veramente, vediamo, i due si abbracciano, addirittura Dotti, vergogna, questa è vergogna, si sono incrociati con le braccia, addirittura si sono incrociati con le braccia. Questo signor Zanzarella, no, basta, non va bene così. Si sono incrociati, ha chiesto Dotti l'intervento arbitrale. È stato sì, è intervenuto. Va il primo. Sono le due realizzazioni di Servadio. Kirlis, Matteo Cutini, sottomano per, si libera molto bene Matteo Cutini, va, la mette dentro Matteo Cutini mette dentro, ed ora ci vuole un altro errore arbitrale, un'altra decisione arbitrale discutibilissima, come sono state discutibilissime queste. Queste sono state le realizzazioni quando vengono. Vediamo, ah, l'ha visto finalmente. Ancora in bonus la formazione ospite, tre falli contro cinque di squadra dei nostri ragazzi, tre minuti al termine, 57-59. Ancora rimessa in gioco e Claudio Castelli va a recuperare un pallone, ma è Gramaccia, Samuele Gramaccia, che vediamo com'è abbracciato Samuele Gramaccia. Lorenzo Dotti su Claudio Castelli, vediamo su Claudio Castelli. Due liberi, Claudio Castelli sul destro di capitano di lungo corso, Claudio Castelli, la determinazione, praticamente il pallone è pesante come un macigno, ma chiaramente la sua esperienza, la sua classe, la sua... il suo equilibrio dovrebbe essere più che adeguati. Sono due tiri liberi che auguriamoci non siano decisivi. Vediamo come si aiuta! No, non è possibile.
è possibile, non è possibile. La mette dentro, la mette dentro Kirlisse. Ma è stata la decisione, vediamo le decisioni arbitrali che stanno sconquassando il. È chiaro che gli arbitri non ti aiutano a segnare. Va dentro Menicocci, altri due punti. Guardiamo come dentro là. ...59-64, inesorabile, a rimbalzo, esausti i colori, ma vediamo come i due arbitri, Matteo Cutini, vediamo, no. Troppi liberi, abbiamo sbagliato. Auguriamoci che tiri fuori dal cilindro magico il pallone da tre punti il nostro Kirlisse nel proseguo dell'incontro. Pochi, ma Matteo il primo. Va ancora ancora questa decisione, fa pulire mentre sta tirando i tiri liberi. Ora vediamo se malauguratamente, vediamo come i due arbitri possono determinare quello che vogliono qui in questa disciplina sportiva, cioè in questa partita, perché chiaramente non voglio mettere in discussione capacità dei. Non voglio generalizzare, ma oggi abbiamo assistito veramente a delle cose inenarrabili. Per fortuna. A rimbalzo Dolfi, un minuto al termine, vediamo come Gramaccia, no, il numero 14, Valenti. Ha visto finalmente su Kirlisse, ha visto. Il numero 8 è stato il decisivo, le sue tre triple sono stati determinanti, ma caratterialmente questo 8 è un elemento che si lascia trasportare. ...44 secondi al termine, dovrebbe essere Kirlisse al canestro, 5 punti usciti dal bonus entrambe le formazioni. Vediamo quale sarà la decisione arbitrale. Conciliabile fra due arbitri, i signori Matteo Baldini di Firenze e Cosimo Zanzarella di Siena, che sicuramente non hanno brillato per ottemperare ai regolamenti arbitrali, tant'è che il pubblico si è riscaldato in diverse circostanze, a torto o a ragione, lo vedranno le sequenze televisive, ma certamente non sono stati con la stessa metodologia assegnati falli con lo stesso metro di valutazione. Ce ne dispiace, perché è una partita che doveva seguire la regola della correttezza sportiva, del fair play, invece trascesa in alcune circostanze in incresciosi episodi, non tanto per gli atleti
anche se abbiamo visto Kirlis è stato pressoché bloccato in diverse circostanze in maniera non eccessivamente ortodossa, ma 44 secondi al termine, possesso Kirlis, Dolti. Non va su questa tripla di Dolti, si è spenta forse l'ultima speranza. Claudio Castelli, Valenti, dai vai. E Matteo Cutini. Zanzarella soddisfatto, vediamo come assegna i due punti, i due tiri, mentre cerca a 19 secondi dal termine, cerca il secondo, 66-61, chiaramente ormai è fatta la partita, sicuramente con lo zampino di un arbitraggio che non è stato all'altezza della situazione. Non ci vogliamo chiaramente, non ci vogliamo ancorare alle decisioni arbitrali, assolutamente hanno vinto gli atleti di Audax Carrara che hanno realizzato punti pesanti con Menconi 13 punti, con Mencocci 11 punti, particolarmente con Viola, le triple di Viola, 3, 4, 5 triple di Viola, 21 punti e con Servadio, quindi sono punti realizzati in maniera egregia, in maniera splendida, ma sicuramente ha condizionato il rendimento dei nostri ragazzi, li ha praticamente... ha messi in condizione di innervosire senza mai uscire dai gangli della regolarità, senza mai reazioni scomposte o falli di frustrazioni che sono stati evitati grazie al comportamento corretto dei nostri ragazzi. Ed ora si va agli ultimi secondi, 66-61. Kirlis è il numero 12 a 17 secondi al termine, su Kirlis due triple, ancora potrebbe essere rimessa in gioco, ma ci vuole un miracolo per rimettere in gioco una partita sofferta dal punto di vista delle regole arbitrali. Va con estrema sicurezza Kirlis, non sappiamo come mai questo signor Zanzarella va a cercare di interrompere il giocatore che in lunetta è, diciamo così, preso, attenzionato dal nervosismo, dalla delicatezza della situazione, interrompe fra il primo e il secondo tiro come ha fatto in precedenza. Non sappiamo cosa Zanzarella, che poi Zanzarella è il secondo arbitro, quindi non sappiamo che decisione possa prendere senza la decisione del primo. Vuole esimersi da responsabilità Zanzarella, delegare.
ancora una volta disturbato, cerca di trovare la necessaria concentrazione, vediamo se sarà per il nostro Kirlis. Ce la fa Kirlis ed ora sospensione 63-66, c'è l'opportunità, vediamo se un possesso, se rubare un possesso agli avversari significa trovare una tripla e portare perlomeno all'overtime questo turno che sembra inizialmente una facile occasione per riportarsi in risultati positivi. Poi c'è stato un calo di tensione sul secondo parziale 15-25, 10 lunghezze di vantaggio che sono state recuperate grazie agli interventi mirabili del coach, del capitano in pectore Claudio Castelli. Grazie al suo rientro ha portato ossigeno, ha portato la sicurezza, la tranquillità in campo, l'opportunità di scambi frequenti, delle rotazioni importanti. E poi c'è stato un capovolgimento di fronte, 47-42 il nostro vantaggio al termine del terzo parziale, non è stato sufficiente il vantaggio in quanto le triple di Menconi del numero 8, le due triple, quella di Menicocci, hanno fatto la differenza. Vediamo la difesa a uomo, è Menicocci che dà. Volta è stato a frenare addosso, è stato Samuele Gramaccia a frenare addosso al Menicocci, è l'elemento va il primo Menicocci, va anche il secondo e va in attacco Kirlis, blocco in attacco, cerca la bomba che non arriva. ...63-68... ed ora una lenta Menconi, non va con il tentativo, ...65-69... esultano i ragazzi dell'Audax Carrara, chiaramente stati abbastanza aggressivi ma non scorretti, hanno messo sulla fisicità gli avversari, noi molto più tecnici chiaramente ma molto più imprecisi, abbiamo ceduto caratterialmente presumibilmente, ma sono stati i due arbitri che hanno falsato non il risultato ma hanno falsato il carattere dei nostri ragazzi, quello sì. Hanno innervosito più del normale tutto quello che c'era da innervosire, caratterialmente ragazzi docili, mansueti nostri, senza mai ricorrere a sotterfugi particolari, meritano sicuramente il nostro applauso. Contro l'avversario si può combattere, contro un arbitraggio non eccessivamente al top non si può neanche discutere. Grazie dell'ascolto, noi ci risentiremo qui dal Palasport Extra Mario D'Agata, ringraziando il nostro operatore Fabio.
Claudio Castelli, uno dei più forti difensori che abbiamo avuto qua ad Arezzo, la sua assenza lo ha dimostrato ampiamente e oggi 25-15 in favore degli ospiti, due triple hanno segnato praticamente il recupero di una partita che si era messa male. Non è bastato, in quanto io penso, questa è la mia considerazione, un arbitraggio non sempre all'altezza della situazione ha innervosito forse gli atleti, i nostri atleti, e abbiamo perso di poco, di quei 4 punti che forse errori nostri da liberi non hanno consentito una vittoria, una ripresa della... Comunque la squadra c'è, vediamo se nel proseguo saprà essere all'altezza della situazione. Sì, sicuramente ci sono stati tanti errori, sai, io l'arbitro non è che ce li metto, perché comunque sia se non reagisci, se stai sempre concentrato alla fine può fischiare quello che pare, ma se sei sempre lì sul pezzo non c'è bisogno di trovare per forza la colpa è la nostra, abbiamo perso, quindi nel senso bastava 4 tiri liberi in più, nel senso non era che si è perso lì chissà che, quindi nel senso l'errore è nostro, non ci siamo più che altro con la testa, siamo un po' scollati un pochino, quindi bisogna continuare sempre a lavorare, comunque sia fortunatamente siamo ancora all'inizio. È vero che bisognerà smettere di dire che siamo comunque sempre all'inizio, perché alla fine saremo più all'inizio, però comunque dobbiamo lavorare e dispiace, perché comunque questa è una partita importante in casa e venivamo da una sconfitta altrettanto difficile, quindi era importante la vittoria, non è arrivata e dobbiamo lavorare per migliorare quello in cui stiamo un po' peccando, ecco. C'è qualcosa che nella squadra non gira dal punto di vista del fisico, della tecnica, oppure c'è qualcosa, diciamo così, che latente fra di voi, fra voi atleti, che non si riesce a decifrare? No, fra di noi, cioè, anzi, siamo sempre i primi a caricarci l'uno con l'altro, quindi chiaro, non sempre può capitare che magari uno entra in partita, chiaramente noi siamo una squadra che ognuno di noi è fondamentale, quindi se ci levi una pedina siamo sempre con uno in meno, siamo sempre a rincorrere. Purtroppo, te l'ho detto, dobbiamo lavorare e dobbiamo essere coscienti della situazione, che ora c'è solo da testa bassa lavorare e cercare di migliorare giorno in giorno. Si vince in 11, si perde in 11. Coach Peppe D'Elia, una partita che potevamo tranquillamente vincere, avevamo iniziato veramente bene, poi 10 punti di distacco, poi abbiamo recuperato. C'è qualcosa che non funziona in questa squadra? I risultati dicono questo, quindi sì, la risposta è sì. In questo momento finora abbiamo giocato delle ottime partite e delle pessime partite, questa la dobbiamo mettere tra le pessime partite. Abbiamo perso questa gara, abbiamo perso la gara con Costone in casa, abbiamo perso in malo modo, non è tanto il fatto di aver perso, ma abbiamo perso in malo modo a Pescia, sono 3 sconfitte che in questo momento sto facendo fatica sinceramente a spiegare in termini tecnici, tattici, ci manca un po' di, non so, forse di spensieratezza, forse un po' di, come si dice dalle mie parti, un po' di cazzimma, un po' di, non voglia, perché la voglia i ragazzi ce la mettono, però quell'ardore che ti fa andare oltre l'ostacolo, oltre i limiti. Siamo una squadra che finché va tutto bene siamo perfetti. Quando c'è da superare delle difficoltà, come in questo momento, facciamo fatica, ma non è tanto la partita di oggi, è vedendo proprio la difficoltà che facciamo azione per azione durante una partita. Se riusciamo a fare 2 o 3 canestri, se riusciamo a fare 2 o 3 difese fatte bene, allora ci saltiamo. Nel momento in cui subiamo per 2 azioni di seguito canestro, la terza è sicuramente un canestro o un errore banale difensivo. Purtroppo mi dispiace perché avevamo veramente lavorato come sempre, anche mettendoci qualcosina in più, e non è bastato, non sta bastando. Si dice che la ricetta migliore in questi momenti difficili è lavorare duro. Noi lo stiamo facendo, spero che il lavoro duro che questi ragazzi fanno, spero che ripaghi in primis loro, perché come dico sempre, io
a questo gruppo qui devo essere in un certo qual modo anche un po' riconoscente per il lavoro che è stato svolto nell'ultimo anno e mezzo. Devo essere riconoscente a Dolfi che si è inserito bene nel gruppo, devo comunque riconoscere qualcosa anche a Laurinas che con il suo talento comunque qualche volta le castagne dal fuoco ce le ha tolte. Devo essere riconoscente a tutti, non posso in questo momento sputare tra virgolette nel piatto in cui ho mangiato perché finora nonostante anche questa sconfitta io non posso che fare gli elogi tra virgolette da un punto di vista umano a questi ragazzi. Poi da un punto di vista tecnico i limiti si hanno e si lavora per superarli. Bene, noi ringraziamo questa analisi anche se riteniamo che magari senza dare nessuna colpa agli arbitraggi assolutamente non è compito mio perché chiaramente gli arbitri sono a 2 metri dalle azioni, quindi però certi condizionamenti possono esserci, cioè in un periodo dove l'abilità mentale viene a cadere, dove praticamente un torto fatto si ripercuote sulla interiorità e allora chiaramente l'atleta non dà più quello che deve dare. Può darsi che dipenda un po' anche da questo, che i nostri ragazzi siano attualmente, non tecnicamente, non fisicamente, ma dal punto di vista mentale, un torto subito in campo e di torti oggi, diciamo così, di azioni non eccessivamente ortodosse, se ne ha viste diverse, abbiano cercato di calare e hanno colpito il carattere dei nostri ragazzi e inconsciamente hanno reso meno del solito. Sì, allora. Sicuramente. Forse ecco, la prima cosa su cui bisogna continuare a lavorare è questo, cioè il fatto che bisogna essere consapevoli del fatto che le squadre giocano magari con una fisicità e un'energia anche al limite del contatto legale. A me fa specie vedere come Kirlis, che voglio dire, ha giocato 25 minuti, è uno che la palla la tocca tante volte durante anche la stessa azione, vada in lunetta solo 3 volte, cioè Kirlis ha tirato 6 tiri liberi. A me fa specie perché purtroppo non so perché, non dico che è poco tutelato. È stato francobollato sin dall'inizio. Noi non vogliamo essere tutelati, noi vogliamo che i contatti vengano fischiati quando non sono al limite del legale. Purtroppo, ripeto, a me quello che vedo veramente, ma è una costante che si sta ripetendo molto nelle ultime partite, se non dall'inizio, cioè Kirlis va in lunetta solo 3 volte. Non so perché è brutto parlare degli arbitri, è brutto spiegare una sconfitta parlando degli arbitri oppure dando la colpa agli arbitri, però una piccola parte, secondo me, in diverse situazioni l'hanno giocata anche loro a nostro sfavore, però sicuramente in questo momento non mi posso preoccupare degli arbitri e dei loro limiti, tra virgolette. Sono arbitri a volte anche molto giovani, possono sbagliare, peccato. Esatto, quindi peccato per la presunzione che ci mettono quando fischiano, però vabbè. Bene, noi ringraziamo sentitamente Peppe Delia con la sua sempre attenta analisi dell'incontro, auguriamoci che questo periodo nero possa togliersi di mezzo e iniziare magari con l'anno nuovo un felice ritorno alla vittoria, perché i ragazzi ci sono, i ragazzi lavorano, i ragazzi abbiamo visto veramente Coppa Italia, in Coppa Toscana particolarmente, il valore dei nostri ragazzi che sicuramente riaffiorerà col tempo. Grazie a Peppe Delio, al nostro pubblico televisivo, arrivederci ai prossimi turni della Scuola Basket Arezzo, arrivederci a tutti.